Come va ragazzi? Bentornati in questo nuovo video. Nel tutorial di oggi vi voglio mostrare una particolarità del software Landstar 7. Riguarda la lista codici. Come inserirli, come modificarli e soprattutto come si possono appunto personalizzare. E riguarda specialmente per i rilievi GIS. Ora non perdiamoci in chiacchiere e passiamo subito al tutorial. La funzione principale della code list è appunto gestire i codici nelle varie situazioni e condizioni di lavoro. Se noi salviamo tutti i codici all'interno di un'unica lista, diventa un po' più difficile distinguerli. Ed è proprio per questo che Landstar 7 ci viene incontro. Nella code list è inventato delle sottocategorie che noi possiamo utilizzare per salvare i codici in base alle varie situazioni di lavoro e soprattutto al luogo. Vediamo subito come si fa. Allora, prima di tutto andiamo in progetti, creiamo un nuovo progetto. Lo chiamerò video codici. Saltiamo tutto il restante che oggi non ci interessa e passiamo subito alla sezione code list sotto le coordinate. Come potete vedere, adesso è selezionato il template ed è quello che diciamo è selezionato di default dal programma. Clicchiamo sopra template. E qua ci apparirà una serie di code list di cui due le ho create io tempo fa, mentre le altre due sono di default all'interno del programma. Vediamo come sono strutturate queste code list. Dobbiamo selezionarlo e cliccare su Edit. In questo caso vedete che i codici sono divisi in punti, linee e poligoni. Per il momento prendiamo ad esempio i punti. Andiamo a crearci una nuova code list. Quindi dovremo cliccare su New. Scrivere il nome, lo chiamerò prova, premere su ok e ci aprirà appunto la schermata di prima con questi sottogruppi, punti, linee e poligoni. Nella sezione punti potremo creare delle nuove categorie, al momento non ce n'è nessuna. Per creare una categoria basterà cliccare su categoria, scrivere il nome, per esempio noi possiamo mettere città. In questo modo identifichiamo il luogo in cui probabilmente questa code list ci servirà e aggiungiamola con il tastino più. Una volta fatta torniamo indietro e possiamo selezionarla da qua sopra dove c'è scritto No Category, andiamo su città. In questo momento tutti i punti che andremo ad inserire, scusate, tutti i codici che andremo ad inserire faranno parte di questa categoria città. Clicchiamo su nuovo. Nella sezione codice dovremo mettere il codice, appunto, del punto. Io lo chiamerò AL. Nella descrizione specifico che si tratta di albero. Questi sono esempi, poi voi chiaramente potete mettere qualsiasi codice che volete. La categoria selezionata è città, ma volendo potete anche cambiare la categoria se voi ne avete necessità. In tipo potrete selezionare punti, linee o poligoni, in questo caso ovviamente non potete cambiarlo perché siete già nella sezione punti, quindi rimarrà punti. Lo stile invece è molto interessante perché potrete scegliere l'icona che più rappresenta questo codice o comunque che più vi aiuta a ricordare. Io in questo caso mi basterà semplicemente mettere questo alberello che c'è qui, cambiare il colore in verde perché mi ricorda più gli alberi. E potrete selezionare anche la dimensione di questo punto, però io la lascio ad 1. Potrete anche selezionare no stile, e questo cosa vuol dire? Che non avrete appunto lo stile. Io vi consiglio personalmente di utilizzarli dal momento che ci sono e danno un'enorme aggiunta al lavoro. Quindi riseleziono style e il nostro punto sarebbe completo. Attenzione perché in linee poligoni nella sezione style, come ora vi farò vedere, c'è una piccola differenza. Oltre ad avere lo stile della linea e quindi insieme adesso il colore e la dimensione, potete scegliere anche lo stile del punto e insieme adesso il colore e la dimensione, oppure semplicemente cliccate su uno style e in questa maniera non vi uscirà niente. Un'altra sezione che secondo me è fondamentale, soprattutto per chi fa rilievi GIS, è la Field Manager, che si trova appunto all'interno dei punti, delle linee, dei poligoni, che ora vi mostro subito. Questo vi permetterà di aggiungere degli attributi al vostro punto, in modo tale da acquisire quante più informazioni possibili e ovviamente utili al vostro lavoro. Vediamo subito come si fa.
Tornando al nostro punto AL, clicchiamo su Edit, quindi per modificarlo. In fondo vediamo la sezione Field con tre puntini. Cliccandoci si aprirà appunto la finestra Field Manager. Allora, questi sono quelli impostati di default. Mettiamo caso che noi dobbiamo fare un rilievo in una determinata porzione di terreno. E tra le informazioni che servono, oltre alla posizione degli alberi, dobbiamo anche raccogliere le informazioni sull'altezza, sulla specie, sullo stato in cui sono. Quindi come si fa? Clicchiamo su aggiungi in basso a sinistra. Nel nome del campo dobbiamo quindi inserire il nome del nostro attributo. Io in questo caso metterò specie, ovvero la specie dell'albero. L'opzione show alias solitamente è impostata su both, non si vedrà. Se voi avete necessità di aggiungere informazioni a questo attributo, potrete premere su on e aggiungere le informazioni che volete. Io in questo caso non ne ho bisogno, quindi lascio su off. Mentre field type indica il valore che voi inserite, la tipologia di valore che voi inserite. Qua si riferisce a numeri interi, numeri decimali, testo, sì o no, o la data. Noi in questo caso per la specie ovviamente dobbiamo inserire il testo. Però per esempio se avessimo messo come attributo altezza degli alberi, in questo caso avremmo messo numeri interi o numeri decimali, insomma, in base all'esigenza. Veniamo ora alla chicca del programma, che sono appunto le liste valori. La sezione valore è molto importante. Perché? Perché a questo punto potrete inserire una lista di valori che voi, al momento del rilievo, potrete semplicemente selezionare, senza dover perdere tempo a scrivere. Vi faccio subito vedere. Nella sezione Value List potete cliccare sulla barra grigia e iniziare ad aggiungere una serie di valori che a voi interessano per quel tipo di rilievo. Cosa vuol dire? Io adesso devo catalogare le specie degli alberi, quindi inizierò a inserire le varie tipologie, le varie specie di alberi che posso incontrare. Per esempio, che ne so, pino, e lo aggiungo con il più. Poi posso mettere castano, poi posso mettere pioppo, eccetera eccetera, fino a quando lo volete, non c'è un limite. L'opzione ricorda l'input dovete lasciarla su on se volete che vi ricordi le liste, altrimenti se non vi volete che quando state facendo il rilievo vi esca la lista che avete già preimpostato, basta metterlo su off e non vi uscirà. Io in questo caso, visto che l'ho fatto, lo rimetto su on. Io la trovo una funzione utilissima perché appunto quando sei lì che stai prendendo le misure eccetera non devi perdere tempo a scrivere pioppo o che ne so, qualsiasi cosa, ma semplicemente cliccando hai già una lista in cui tu selezioni quello che ti interessa e hai risolto il problema. L'ultima opzione, che anche questa la trovo abbastanza utile, è obbligatorio. Di solito è impostato su off. Cosa vuol dire? Che anche se voi non inserite questo attributo, quindi non indicate la specie al momento del rilievo, lui vi fa misurare lo stesso. Attenzione che se invece la mettete su on, finché voi non inserite la specie che c'è, non vi fa misurare. Io lo lascio su off e premo su ok. E il vostro attributo aggiuntivo è qui. Potrete comunque sempre modificarlo, cancellarlo. Vi ricordo però che appunto i valori di default, name, descrizione, media, eccetera, non potete cancellarli. Trovo molto interessante la parte dedicata al campo, perché credo che non ci siano molti software, almeno io non ne conosco tanti, che offrono questo livello di personalizzazione che sicuramente agevola chi sta facendo il lavoro. Voi cosa ne pensate? Se conoscete qualche altro software con caratteristiche simili, scrivetemelo nei commenti, che sono curiosa di conoscerli. Io vi ringrazio per averci seguito, spero che questo tutorial vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo. Ciao!